Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante sono stati avvistati insieme. Il mondo del gossip ha gridato al ritorno di Fiamma, ma sembra che la realtà sia diversa. Alcuni giorni fa l'influencer romana Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante sono stati avvistati nuovamente insieme. L'ex coppia di uomini e donne è stata pizzicata insieme in un bar intenti a chiacchierare. Il mondo del gossip ha gridato immediatamente al ritorno di Fiamma, ma sembrerebbe che la realtà sia ben diversa da questa. Recentemente Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme all'interno di un bar di Milano. Il video di loro due insieme è finito virale nell'arco di pochissime ore e il mondo del gossip ha gridato al ritorno di Fiamma. Le speranze dei fan dei Damellis, però, sembra che siano state spente dalle parole di Alessandro Rosica, conosciuto come l'investigatore social. Giulia De Lellis, il riavvicinamento con Andrea Damante? Il gossip. Il giornalista ha smentito la possibilità di un riavvicinamento per la coppia. I due ex si sarebbero rivisti soltanto per cose private che hanno in comune. L'influencer romana e il DJ Vicentino al momento non sembrano aver deciso di tornare insieme. Il video dei due insieme era stato pubblicato da un utente di TikTok e in breve aveva fatto il giro del web. A sorprendere il popolo della rete era stata la vicinanza tra Giulia e Andrea mentre chiacchieravano tranquilli seduti ad un tavolo della pasticceria Gelsomina di Milano. La breve clip aveva riacceso il gossip, anche se sembra non ci sia nulla da sperare. Smentisco al 100% un ritorno di Fiamma, ha rivelato Alessandro Rosica. I due ex fidanzati non si sarebbero affatto riavvicinati. Il loro incontro è nato dalla necessità di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso dai tempi della loro relazione. In molti ricorderanno come la loro storia d'amore è nata a Uomini e Donne nel 2018. Dopo anni di tira e molla, però, il loro rapporto è arrivato al capolinea ed entrambi hanno voltato pagina. Nonostante il riavvicinamento nel periodo della pandemia, i due si sono detti definitivamente addio. Oggi entrambi sono single. L'influencer romana non è più legata sentimentalmente al rampollo Carlo Beretta. Anche Andrea Damante si è lasciato con la modella Elisa Visari. Ciò nonostante, secondo la segnalazione dell'investigatore social, l'ex coppia si sarebbe incontrata soltanto per delle cose private che hanno in comune, niente di più. Sono moltissimi, però, i fan che sperano ancora in un ritorno di Fiamma per una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne.